Siamo a Computex, ovviamente non potevamo fare un giro allo stand di un'altra delle più importanti aziende taiwanesi, ovvero MSI, che porta qui a Computex due nuovi laptop. Uno è questo PS42 della linea Prestige, un laptop quindi dedicato alla produttività. Un prodotto realizzato interamente con una scocca in alluminio, molto bella, davvero il feedback è assolutamente premium, alluminio spazzolato sia per la parte qui del poggiapolsi sia invece per la cover qui nella parte posteriore del display. Tra l'altro un prodotto che è spesso soltanto 1,5 cm e pesa 1090 grammi, quindi 1,90 kg. Già che siamo così, faccio vedere anche velocemente la dotazione di porte: un HDMI, USB-C, jack da 3,5 mm, sull'altro lato altre due USB, questa volta in formato standard 3.0, un'altra USB-C e lettore di schede SD, USB-C che non ha la funzionalità però Thunderbolt. Lo riapriamo, andiamo a vedere velocemente anche un pochino l'ergonomia della tastiera. I tasti sono, i keycaps sono molto grandi per dimensioni, bello anche il feedback dato dalla digitazione con un click che si sente davvero davvero molto bene. Tastiera che tra l'altro non flette per nulla, qui realizzato molto bene anche per quanto riguarda la struttura che sorregge appunto la tastiera. Tasto di accensione qui integrato all'interno della griglia degli speaker, un display da 14 pollici diagonale con delle cornici davvero molto 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 sottili per quanto riguarda il lato superiore e i due laterali, un po' più spessa invece la cornice qui sotto in basso, dove troviamo integrata anche la webcam con i sensori per Windows Hello, ma abbiamo anche qui integrato nel touchpad, che non è enorme ma scivola molto bene, buono questo rivestimento liscio che riesce a ottenere un ottimo feedback per quanto riguarda appunto il touchpad, con l'inserimento qui del lettore di impronte digitali, anche questo per l'accesso facilitato a Windows. Dicevamo, display da 14 pollici, risoluzione Full HD, un display IPS, mentre all'interno di questo MSI PS42 troviamo, ora ve lo faccio vedere immediatamente, processori Intel di ottava generazione. In questo caso particolare abbiamo un Core i7 8550U a 1,80 GHz per quanto riguarda il base clock. 8 sono i gigabyte di RAM, ma ci hanno assicurato che all'interno abbiamo uno slot accessibile per cui possiamo anche effettuare un upgrade della memoria fino a 32 GB, che è la quantità massima di memoria RAM supportata. In questo caso abbiamo poi una configurazione con un disco SSD da 256 GB diviso in due partizioni. Probabilmente questa non è l'unica configurazione che arriverà sul mercato, ne arriveranno sicuramente diverse altre anche con tagli di memoria superiori. Non manca nemmeno una scheda video dedicata, in particolare parliamo di una GeForce MX 150 di Nvidia con 2 GB di memoria dedicata, e guardate un po' quanto si apre questa cerniera, riusciamo a ruotare fino a 180 gradi il display, rendendolo praticamente una superficie piatta. Oltre a PS42, qui allo stand MSI abbiamo anche questo GF63, l'altra novità di questo Computex 2018, un PC da gaming, come possiamo facilmente intuire dal suo design molto aggressivo, spigoloso, che si inserirà nella fascia media del mercato dei PC da gaming. Bella la finitura qui del poggiapolsi, anche in questo caso si tratta di alluminio spazzolato, buona la grandezza del touchpad, bella anche la tastiera con dei tasti abbastanza ampi per quanto riguarda la grandezza dei keycaps, ottima il feedback dato dalla digitazione tastiera che flette un pochino però, come vediamo qui nella parte centrale. Tastiera retroilluminata di rosso, così come i dettagli della scocca qui nella parte posteriore, dove abbiamo il logo MSI bello in grande qui e visibile sullo chassis della parte posteriore del display. Display che è da 15,6 pollici, risoluzione Full HD, quindi 1920x1080, un display IPS. Andiamo invece a vedere cosa troviamo all'interno di questo notebook MSI, di questo GF63. In particolare troviamo dei processori Intel di ottava generazione, l'8750H, quindi non ultra low voltage, un processore con 2,2 GHz di base clock, 8 GB di RAM, ma ci saranno configurazioni anche con 16 e forse anche 32, RAM LPDDR4 a
anzi scusate, RAM DDR4 2666 MHz, un prodotto che offre poi, vediamo qui, le porte di espansione, una USB Type-C, non Thunderbolt, una USB 3.1, che in realtà sono due, questa però è coperta dal connettore del mouse, due jack, uno per il microfono e uno per le cuffie, porta RJ45 e sull'altro lato, non lo vedete ma ve lo dico io, abbiamo un'altra USB in formato standard e il connettore per la ricarica. L'unica porta che ci permette di connettere un eventuale display secondario è nella parte posteriore della scocca, qui dove troviamo anche le griglie per la reazione, ed è un HDMI in formato standard. Il peso non è certamente contenuto, ora che lo sollevo me ne sto rendendo conto, e abbiamo però una particolarità che è quella di avere un prodotto che, nonostante sia un prodotto da gaming, offre un display con delle cornici molto sottili per quanto riguarda i due lati. Nella parte superiore webcam, con anche i sensori per l'accesso tramite Windows e LoRa. MSI GF63, che arriverà sul mercato in due versioni, una con scheda video GeForce GTX 1050 in versione Ti e una invece con 1050 in versione standard. Ancora non sappiamo disponibilità e prezzi di questi due prodotti, ma sicuramente arriveranno anche sul mercato italiano. Continuate a seguirci qui da Computex, perché arriveranno altri video, abbiamo altri produttori da visitare, continuate quindi a restare con noi.